A voi tutti il più cordiale buonasera, benvenuti al Palacarucci di Terracina, dove sta per avere inizio la seconda sfida in programma di questa Final Four di Coppa Latina di Calcio a 5. Di fronte le due squadre del Real Podgora e del Roccasecca, si libera automaticamente un posto per la serie superiore. Tanto grande occasione subito per il Roccasecca dei Voci dopo pochissimo. Una partita molto agguerrita, poi sarà sempre il campo a decidere. Attenzione, gol da parte del Roccasecca che passa in vantaggio con il numero 7 Marino, che si fa trovare pronto sul secondo palo. Grande suggerimento però da parte di Parisella, dunque vantaggio da parte del Roccasecca. Partita che si complica a questo punto per il Real Podgora, che poteva fare magari una partita di contenimento sfruttando gli spazi concessi. Attenzione però che c'è la possibilità del pareggio, un gol! Brutta palla! Splendido il gol del pareggio da parte di Sarra, che è stato davvero furbo come una volpe e veloce come un'anguilla, veramente. Ed è il tiro che viene respinto proprio sulla linea di porta da una difensore di Roccasecca. Brava a non commettere più falli. Vediamo intanto che c'è proprio Parisella che conclude, splendida la parata però l'opposizione da parte del portiere, sfavorevole per il Real Podgora. Sì, perché poi il Podgora è una Cesaro intanto, Cesaro che ha provato al 20° una staffinata. È una squadra molto fisica, che fa della forza fisica. Contropiede intanto micidiale, non viene sfruttato il passaggio da parte di Balestrieri, è incauto, davvero non trova il proprio compagno di squadra. Contropiede da parte della buona parata spettacolare su questo contropiede da parte di Fiore. Giovannelli cerca uno spazio, Giovannelli lo trova, gran tiro da parte di Giovannelli. Gran risposta da parte di Samaria, sì. Telefonato però ancora Galateo, che ci prova, è ancora una grande determinante. Risposta di Samaria. Sanavia che è risultato, perché era pronto come un falco. Fallo di mano, intanto è calcio di rigore. Calcio di rigore. Nettissimo l'intervento da parte di Mameli. Calcio di rigore dunque di Marino, che prende la rincorsa e calcia ancora una volta determinante. Due volte, guardate, ha fatto due parate incredibili. Mina che ancora stazione in avanti, attenzione, questa volta realizza però il Roccasecca. Gran gol perché è frutto di un'azione corale che è stata concretizzata da Galateo. Molto lunga e c'è tempo per recuperare. E finisce così il primo tempo con il vantaggio del Roccasecca 2-1 sul Real Podgora, grazie alle reti segnate da Marino, che ha portato in vantaggio la squadra alpina. Poi il pareggio di Sarra e il gol in conclusione da parte di Marino. Roccasecca De Vosci, Real Podgora, due squadre hanno dominato. Attenzione, conclusione, ancora tiro da parte di... E c'è questo nuovo parata, ma veramente incredibile. Federico Sanavia cosa sta parando? Che riceve palla e serve ancora una volta l'ottimo Mameli. Poi Fagioni che trova Mameli, splendida azione, incredibile errore sotto porta. Questa volta commesso da Paolucci che... E poi soprattutto c'è la non trascurabile variabile che, attenzione però, si vince vanci due. Calcio di punizione, gol, una punta perfetta, segnata proprio da Marino che... Quindi dopo subire il fallo poi batte. E c'è quindi questo calcio di punizione che si appresta a battere, c'è il gol! Un gol del 3-2, da parte del Podgora, da parte di Fagioni. Ancora che ha bisogno di trovare il gol in queste fasi finali della partita, e c'è questa chance da parte di Sara che a tu per tu con il portiere si gira e tira in maniera non serviva da parte di Fiori, che ha regalato il possesso al Podgora. Poteva far rifiatare un po' i suoi, Fiori. Fallo e c'è tiro libero. Incredibile tiro libero, questa è un'ingenuità clamorosa. E gol da parte di Fagioni, pareggio da parte del Real Podgora, splendida l'esecuzione da parte di Fagioni. E finisce la partita, anche in questo caso tre pari. Calci di rigore dunque, decideranno la seconda finalista a questa Final Four di Calcio 5 di Coppa Italia.